Nel quadro della fiorente produzione cinematografica nazionale, ecco l'attendamento eretto vicino al forte di Sinawen per la realizzazione del grande film coloniale Squadrone Bianco. La vita degli artisti, come quella di tutti gli addetti alla lavorazione, ha inizio al mattino presto. Bisogna approfittare dell'ottima luce antimeridiana e scegliere le ore meno calde per girare. Mentre gli attrezzisti sistemano un praticabile, gli attori si sottopongono pazientemente all'accurata truccatura elaborata da uno specialista. In un angolo del fortino si gira un esterno che ha per protagonisti mearisti autentici. Una carrellata riprende una scena dinanzi all'ufficio radiotelegrafico. Nelle pause di lavorazione, l'allegria di questi interpreti, niente affatto divi, si esprime schietta, all'ombra della zeriba, mentre chi ha doti pittoriche può trovare interessanti modelli a portata di mano. Ogni tanto una parte della comitiva deve inoltrarsi con scorta di automezzi fin nel deserto per girare le scene tipiche del film e si porta dietro una fusoliera con motore d'aeroplano per la fabbrica del più fotogenico vento del deserto.